ragazzi, eccoci qua, tornati in posti dove ci sono connessioni funzionanti, il che è fantastico. Vorrei un giorno illustrarvi il mio piano per il rilancio dell'Italia, che passa esclusivamente dal portare la fibra ottica in tutti i posti d'Italia, ma questo è un altro discorso per un altro video. Detto questo, voglio parlare di alcuni argomenti. Io ieri, ragazzi, non ho fatto video, c'ho lì addetrati, stavo in montagna, facevo video di 6 minuti, ero tutto contratto perché non mi potevo dilungare, non potevo spiegare bene i miei pensieri. Oggi mettetevi comodi perché vi faccio un video di 64 minuti, no? Scherzo, non lo so, ragazzi. Comunque, gli argomenti sono importanti perché si è protratta ancora la polemica con Tutumlu. Voi direte: ma chi è sto Tutumlu? Ci ritorniamo, perché c'è stato un comunicato importante della Roma. Non so se altre persone ne hanno parlato qui su YouTube, ma io lo ritengo importante ed interessante soprattutto. E poi dopo parleremo dello slecchinamento che ha fatto Sky all'Inter di Marotta, grande Sky, sulla questione di Sanchez, il mercato in entrata della Roma e il mercato in uscita della Roma, quindi ci sono parecchi argomenti da andare a trattare. Ragazzi, io già ve lo dico, tra poco vedrete probabilmente un po' di dune di ossa, quindi ragazzi, un landscape spettacolare che altri youtuber purtroppo per loro non si possono permettere. Detto questo, Tutumlu, ragazzi, questo intermediario turco che ha fatto tipo 12 tweet contro la Roma, contro Petrachi, contro l'acquisto di Paolo Lopez. Allora io mi sono andato ad informare con delle semplici ricerche su Google per vedere chi fosse questo Tutumlu. È lo zio del procuratore di Olsen, di Forsberg, di altra gente. È il nipote del procuratore. È un procuratore, fa il procuratore, è un procuratore e procura. Quindi il discorso qual è? Il discorso è che questo intermediario turco, molto molto amico di Monchi, si è, come avete visto, agitato perché è saltata la cessione di Olsen al Montpellier e lui ha accusato, insomma, Petrachi di aver fatto saltare la cessione per qualche centinaio di migliaia di euro. Adesso io incomincio a pensare che questa cessione sia saltata per altri motivi, o meglio, sempre per motivi di soldi, ragazzi, perché sono il problema principale di questo mondo, ma che evidentemente Petrachi, o forse la Roma, o forse anche lo stesso Baldini, dato che lui lo cita spesso nei tweet, si sono opposti, dato che hanno capito che anche lui stava andando a prendere dei soldi dopo aver probabilmente preso indebitamente dei soldi con delle cessioni passate, con delle acquisizioni passate, come per esempio quella di Olsen. L'acquisto di Olsen era un acquisto che era stato molto molto criticato. Io non gli avevo dato peso, ragazzi, perché penso sempre alla buona fede delle persone, ma evidentemente sono una persona troppo buona per questo mondo. Questo mondo non mi merita, mi verrebbe quasi da dire. E quindi Olsen è stato acquistato, il migliore, uno dei, un caro amico di Monchi, questo Tutumlu, ha offerto Olsen, il cui procuratore è suo nipote, quindi evidentemente qualche legame, qualche conflitto di interesse c'era. Adesso non so se la Roma si sta vendicando, ve l'ho detto, vi ho rappresentato un po' tutto questo schema di commissioni. Cioric perché non gioca? Non lo so, boh ragazzi, qualcosa deve essere successo, non so se lo sapremo mai, ma è importante il comunicato della Roma che ha detto a Tutumlu: oh, smetti di vaneggiare, poi ci chiediamo quali interessi tu abbia avuto in trattative passate, non solo Olsen, ma in trattative passate. E quindi si infittisce questo intrigo con Tutumlu. Poi la Roma ha fatto questo comunicato, è una società quotata in borsa, quindi penso sia stata obbligata, però il comunicato è stato abbastanza duro e sorprendente. Vi ripeto, non so se molti interessa questo argomento, a me sinceramente interessa, perché poi Olsen è stato uno che non ha reso nella seconda parte di stagione, dopo ho fatto il video io prima andava meglio di Andanovic. Detto questo, parliamo dello slecchinamento di Sky a Marotta. Adesso i tifosi interisti saranno partiti a commentare. Il discorso, allora, che Di Marzio abbia contatti con Marotta, ragazzi, questa è cosa risaputa, confermata anche a Torino, quindi state calmi e accettate questo fatto. Vi ricordo che, insomma, sull'affare Dzeko Di Marzio ha fatto una figuraccia incredibile, perché aveva dato praticamente per concluso l'affare Dzeko all'Inter per 10 milioni più Vergani, che ad oggi fa ridere come cosa. E quindi cosa è successo? Nel momento in cui Dzeko rinnova con la Roma, e il rinnovo con la Roma abbiamo già chiarito che non è assolutamente non è niente che poteva dipendere dall'Inter, ragazzi, cioè l'Inter non aveva assolutamente voce in capitolo, se non quella di aver fatto una promessa o comunque un'offerta a Dzeko. Ma se la Roma ha il contratto di Dzeko in mano, può decidere tranquillamente di tenerlo, ed è stata una prova di forza, è stata una
una trattativa gestita benissimo da Petrachi. Pertanto, ragazzi, gli va dato atto. Petrachi non parla con i giornalisti, Petrachi non dice niente, Petrachi conclude la trattativa di rinnovo di Dzeko senza farlo sapere a Di Marzio. Il giorno dopo è Sanchez all'Inter. Per carità, Sanchez all'Inter era stata offerta alla Roma come molte altre squadre in Europa, e retroscena c'era l'ok, ci ha rifiutato la Roma. Non è vero niente. Se l'ha inventato, chiaramente, ma se l'ha inventato, ragazzi, per quale motivo se l'ha inventato? Perché la Roma in realtà d'accordo non aveva mai raggiunto con il Sanchez, con il Manchester United, neanche, chiaramente, anche per impossibilità economica, per impossibilità finanziaria di portare avanti questa operazione, perché prende non so quanto, mi sembra 17, 18, 20 milioni netti, anche se ti vanno a pagare 75%, è un'operazione rischiosissima e onerosissima da portare avanti. Il calciatore è un calciatore, secondo me, con un talento incredibile, gli ultimi anni ha fatto male, ma sarebbe stata una scommessa, ecco, a 3-4 milioni netti, un 3 milioni netti, ragazzi, sarebbe stata una scommessa che la Roma si poteva permettere. Più di quello incomincia a diventare un rischio troppo grande. E non c'è mai stata la trattativa conclusa, non se l'è inventata, non c'è mai stata, ed è stata tirata fuori. Ma anche la portata degli articoli, il modo in cui venivano scritti, ragazzi, si vedeva chiaramente che era un discorso fatto per il giorno dopo, due giorni dopo la questione Dzeko, che chiaramente ha fatto del male all'Inter, perché Dzeko l'Inter lo voleva, lo stravoleva, lo voleva Conte, era probabilmente un calciatore che Conte voleva ancora più di Lukaku, per tutti i motivi che vi ho detto, ragazzi, perché è un calciatore fenomenale, che voleva anche al Chelsea, non lo allenerà, forse lo allenerà alla Roma, se mai volesse venire alla Roma supplicando di prenderlo, ma la trattativa è questa qua. Quindi è partito questo attacco così, questa slecchinata un po' a marotta. Il suo amico va benissimo, un saluto al caro Di Marzio. Detto questo, il mercato della Roma deve continuare ad andare avanti, sebbene alcuni qui, altri giornali, radio o altra gente dicano che il mercato della Roma è concluso, facendo poi gli esempi di possibili acquisti Zappacosta e Sai, quindi non so per quale motivo debba essere concluso. Ho letto il titolo della live di Asso ieri sera, sono d'accordo, ragazzi, il mercato della Roma non è finito. E vabbè, poi qui, ragazzi, non so per quale motivo, cioè, si debba attaccare Petrachi, chiaramente, immagino ci siano tutte delle logiche di informazione che non ti passano, di altre cose, va bene, ragazzi, è un problema loro, a me alla fine non interessa niente se fa uscire informazione o se non lo fa uscire, anzi, se non lo fa uscire tanto meglio, perché significa che si sta muovendo nell'ombra e si sta muovendo con professionalità, come l'acquisto di Setin. Voi direte, ma chi è Setin? Difensore centrale turco che è arrivato, 21 anni, preso a 3 milioni e mezzo, non è chiaramente un fenomeno, ragazzi, ma è un'operazione di cui nessuno sapeva nulla e mi è piaciuta molto come è stata svolta. Poi se sarà un calciatore che entrerà nelle rotazioni, bene, ma non è il sostituto di Manolas, perché la Roma ha lasciato Lovren, con cui sì aveva un accordo sia con la società che con il calciatore, nel momento, quando si era vicini alla firma, ha lasciato Lovren circa 3 giorni prima del rinnovo di Dzeko. Quando si è iniziato a parlare del rinnovo di Dzeko, ragazzi, l'avete letto, questo sì, su tutti i giornali successivamente al rinnovo stesso, 4 giorni prima dell'ufficializzazione. Quindi nel momento in cui la Roma ha iniziato a parlare del rinnovo di Dzeko con Dzeko, e magari chiaramente ad intavolare anche un discorso economico, la Roma decide di mollare Lovren. Quindi io penso che Lovren sia stato mollato, sì, forse anche per problemi fisici, perché non ha convinto, ma perché la Roma si è resa conto di avere la possibilità di andare a spendere qualcosa che magari aveva preventivato di poter spendere per Icardi. Adesso non sto dicendo tutto, perché il ragionamento che fanno molti tifosi: ah, non hai preso Icardi, gli offrivi 40, adesso li prendi in difensore da 40. Non è così, ragazzi, perché non si ragiona così. Tu devi valutare l'investimento. Icardi è un investimento che poi dopo ti potrà fruttare una futura rivendita. Se vai a prendere, che ti posso dire, Alderweireld, è un altro discorso, perché è un investimento a perdere. Quindi bisogna ragionare con una mentalità economica. Capisco che non tutti ce l'hanno, ragazzi, ma non è sempre 40 di qua, prendi 40, metti 40, 40 più 40, e quelli sono i conti del cicoriario. Evitiamo di fare questi conti al cicoriario, stiamo a vedere che cosa porterà Petrachi, perché è un difensore centrale, è indubbio che debba portarlo. Ci stiamo presentando con Fazio e Juan Jesus,
che secondo me, ragazzi, sono una signora coppia, qualcuno adesso mi criticherà, ma sono una signora coppia se inserito in un contesto giusto, quindi sono una signora coppia. E Mancini che sta lì dietro, che aspetta di essere comunque inserito con calma, anche qui tutta polemica, perché non giocano, cosa, ragazzi, devono essere inseriti con calma. La Juve, quando vanno alla Juve, giocano dopo 5 mesi, quando vengono alla Roma, boh, devono essere titolari il giorno dopo. Questa cosa qui poi non la capisco, va bene. Mancini si inserirà con calma. Detto questo, Isai Zappacosta, Isai Zappacosta, Roma, preferisci Isai. Non so se arriverà Isai o arriverà Zappacosta, che secondo me più facile, anche perché Isai deve andare a trattare con De Laurentiis. Però c'è da considerare che Isai è sempre un esubero del Napoli, ce ne ha tre lì, Di Lorenzo e Marquì. Tutto questo considerando il mercato in uscita che deve essere fatto, che era la cosa veramente complicata. È stato anche bravo con alcuni colpi di entrata, per esempio per Edu, a me piace, se torna a giocare a calcio, non lo so, se ci fa questo favore di tornare a giocare a calcio. Mercato in uscita che è bloccato dall'affare De Vrel, lì anche ci sono state delle cose che non abbiamo ben capito, questione di commissioni o di... o comunque di... mi sta prendendo fuoco il cellulare? Sì, questione di commissioni o di... vabbè, di commissioni. E Gonalon che è vicino al Rennes e Santon che è vicino al Real Sociedad in prestito. Staremo a vedere, perché la Roma si deve liberare comunque di questi, diciamo, cadaveri che ha in bilancio, oltre al fatto che c'è ancora Schick che ti blocca l'eventuale punta di riserva. Queste ultime due settimane di mercato saranno veramente molto molto intense, quindi staremo a vedere come si evolverà la questione, soprattutto difensore centrale, anche se tu con questa difesa ci puoi partire in campionato. Cioè non è una difesa che non ti può giocare con il Genoa questa, ragazzi, è una difesa che nel lungo andare ti può creare dei problemi, ma con il Genoa, ragazzi, ti può tranquillamente giocare, puoi tranquillamente giocare con Fazio o con Jesus, perché devono essere in grado di portare a casa i tre punti e possibilmente la porta inviolata contro il Genoa. Magari se va a giocare contro il Napoli o la Juventus può avere difficoltà, ma contro il Genoa, contro queste squadre, ragazzi, devi essere in grado di fare una bella figura anche con questi calciatori, che comunque sono il secondo e il terzo difensore della Roma se tu dovessi acquistare il sostituto di Manolas. Staremo a vedere come se lo verrà, ragazzi, questa è la storia, fatemi sapere che ne pensate. Ciao Tattico, ciao a tutti quanti, arriveranno i video del fantacalcio, mo sto andando a casa a lavorare sul fantacalcio, dove faccio 6 fantacalci, ragazzi, quest'anno mi ci impegno. Ciao Tattico e ciao a tutti quanti, un'altra volta.